Arstein. Rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero, yeah. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. In questa serata, ve l'avevo detto, faccio il video post partita di Italia-Estonia. Una bella Italia, convincente, senza titolari. Hanno giocato dei giocatori che comunque abitualmente non vediamo titolari nella nazionale italiana, ma hanno dimostrato di poter essere dei grandi ricambi rispetto ai titolari. Raga, dimostratemi che questa serie vi piace, questa serie, diciamo questi post partita vi piacciono, lasciando like, condividendo, iscrivendovi al canale e attivando la campanellina. Mi raccomando, anche oggi abbiamo fatto un piccolo step, siamo arrivati a 2650, però non fermiamoci qua, cresciamo con gli iscritti e soprattutto venite a seguirmi su Instagram, ho aperto un profilo nuovo, labots_rossonero, venite a seguirmi anche lì, mi raccomando. Ritorniamo alla partita, allora, è finita 4-0 per la nostra Italia, una prestazione convincente da parte di tutti i nostri interpreti, quindi di tutti i titolari di stasera. Mancavano molti giocatori, un po' per il Covid, un po' perché i club non li hanno fatti partire, un po' perché comunque questa amichevole non importante hanno fatto giocare le riserve e hanno convinto. Soprattutto mi ha convinto un calciatore che non gioca in Italia, gioca in Germania, nel Friburgo, sto parlando di Vincenzo Grifo, che ha fatto doppietta in questo 4-0. Gli altri calciatori che hanno segnato sono stati Bernardeschi, che da tanto che non trova il gol, e Orsolini su calcio di rigore. Una partita comunque abbastanza facile perché l'Estonia è un avversario molto misero, facile da battere, però era importante questa partita perché secondo me, perché l'Italia doveva consolidare il ranking FIFA, la posizione numero 12 nel ranking FIFA, perché così potrà essere testa di serie durante i sorteggi per fare il girone dell'Europeo della prossima estate. Comunque vedo benissimo questa Italia, lasciando stare la partita di stasera, anche con le complicazioni che non c'era Mancini che era positivo al Covid e altre complicazioni in generale del Covid, la vedo bene questa Italia, soprattutto nei titolari e anche nelle riserve, perché è una squadra completa rispetto a quella che poteva essere magari 3 o 4 anni fa, ma anche tipo nel 2010, o squadre di questo tipo. L'Italia c'è, ha degli interpreti molto molto forti secondo me, soprattutto a centrocampo e in attacco. In difesa può anche molto migliorare, però aspettiamo che crescano i vari Spinazzola, i vari Di Lorenzo, lo stesso Bastoni, Romagnoli, aspettiamo che crescano e poi anche in quel reparto l'Italia sarà completa. Per il resto ragazzi non posso rimproverare nulla, anche stasera mi sono piaciuti Soriano, che era tanto che non giocava, mi sono piaciuti anche Tonali e Calabria del Milan, che hanno giocato per la prima volta titolare in nazionale, mi sono piaciuti molto Bastoni dell'Inter, Pellegrini quando è entrato e Sharawi, che non vedo l'ora che ritorni in Italia, sperando che ovviamente non ritorni in una squadra che possa essere l'Inter o la Lazio, che sono diciamo le squadre che io non voglio qui vai Sharawi, però spero che Sharawi torni in Italia perché se lo merita e non voglio vederlo lì in Cina a marcire, perché Sharawi è un giocatore di tutto valore, quindi spero che ritorni. E niente ragazzi, per il resto ottima nazionale, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un commento, mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate, se avete visto la partita, comunque lasciate un commento ragazzi, like, condivisione, iscrizione e campanellina, mi raccomando, passate dal profilo Instagram, vi lascio il link in descrizione, labots_rossonero, mi raccomando, noi ci vediamo domani con un prossimo video, spero che questo vi sia piaciuto, sempre Forza Italia in questo caso, ci vediamo domani, bella!